C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, che era un capo dei giudei. Egli andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio. Nessuno, infatti, può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Allora Gesù gli disse: «In verità ti dico, se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Desidero iniziare questa riflessione prendendo spunto proprio da questo celeberrimo episodio di Nicodemo, proprio perché il digiuno, come scuola di carità, quindi nell'amore, nei rapporti, quindi diremo nell'amore umano, ha le sue radici e il suo significato in quello che Gesù chiama regno di Dio. Il regno di Dio cos'è infatti? È la verità delle cose, è vedere le cose, la realtà, le persone, secondo la loro verità. Capiamolo meglio, continua il Vangelo di Giovanni. Gli dice Nicodemo: «Cosa? Come fa un uomo a nascere quando è vecchio? Può forse ancora entrare nel grembo di sua madre e rinascere?» Gli risponde Gesù: «In verità ti dico, se uno non nasce dall'acqua e dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio». Cioè, senza lo Spirito, uno non può entrare dentro alle cose, nella realtà intera secondo la sua verità. Cioè non può entrare in rapporto vero con tutte le cose, con tutte le persone. Prosegue ancora: «Quel che nasce dalla carne è carne, quello che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai donde venga e donde vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Quindi, come il vento, non sai donde venga né dove vada, ma ne odi la voce, cioè non lo vedi il vento, non lo vedi, ma gonfia le vele, scuote gli alberi, agita il mare, cioè ne odi la voce, ne vedi gli effetti, anche se non lo vedi. Così è quell'altro mondo, il regno di Dio. Non lo vedi, ma è da quel mondo che non vedi che nasce questo mondo. Il regno di Dio non lo vedi, ma ne vedi gli effetti in quel mondo che tocchi, che usi. Non lo vedi, ma la presenza di quel mondo cambia questo mondo. Capisci che c'è, perché produce degli effetti in questo mondo». Allora Nicodemo disse: «Come può avvenire questo?» Cioè, come può accadere che un uomo rinasca, cioè rinasca a qualche cosa che non si vede, che non si sente, che non si tocca, ma che si capirebbe che c'è perché cambia questa realtà qui? Non so voi, ma la risposta che Gesù dà a Nicodemo, a me è sempre sembrato come se Gesù perdesse un po' la pazienza in quel momento. Ma come? Tu, maestro in Israele, e non sai queste cose? Cioè non sai che la realtà è più grande di quella che tu tocchi con le mani, che tu vedi con gli occhi, che la realtà è più grande, che pesca le sue radici pescano in un'altra realtà più grande ancora? Anzi, che la verità di questo mondo, il vero significato di questo mondo, quello che vedi, quello che tocchi, che usi, di cui ti innamori o di cui hai paura o che detesti, il suo vero significato pesca in quel mondo che non vedi? Ha le sue radici in quel mondo dello spirito? Ecco, nell'esperienza cristiana, il vivere in questo mondo, usando il mondo secondo i criteri, secondo la verità del mondo dello spirito,
cioè secondo la verità delle cose, si chiama verginità. Usare, ma diciamo meglio, rapportarsi con le cose di questo mondo e ancor di più con le persone, non secondo quanto servano a me, secondo il progetto, l'uso che ho in mente io, secondo la reazione che mi provocano, secondo la convenienza che io calcolo, ma secondo la loro verità, diciamo, secondo la ragione e il motivo, ecco, secondo lo scopo vero per cui esistono, per cui in questo momento Dio le sta creando, si chiama verginità. Cioè un amore alle cose, ma soprattutto alle persone, un amore per la loro realizzazione, per la loro verità. Questo nell'esperienza cristiana, scusate se lo ripeto, ma è un concetto così lontano dalla nostra cultura ed è una parola così in disuso che occorre ripeterla. Dicevo, questo modo di trattare, usare, rapportarsi con le cose e le persone si chiama amore verginale, verginità. Ma la verginità non è entrata nel mondo per una riflessione teologica o filosofica o per la riflessione morale di qualcuno che pensandoci, riflettendoci, studiando, ha deciso che fosse più giusto amare così. La verginità è entrata nel mondo come fascino, come attrattiva irresistibile di un uomo che guardava così, abbracciava così, beveva, mangiava, discuteva, si divertiva così, si commuoveva, perdonava così. E lo stupore e la commozione di Nicodemo, della Samaritana, di Zaccheo, di Natanaele, di Pietro, di Marta e Maria e di tutti quelli che lo hanno incontrato da lì in avanti ce lo testimoniano. La verginità è entrata nel mondo e continua ad entrare nella storia umana con Cristo e continua come attrattiva sua, come imitazione sua. Perché come trattava la realtà Cristo? Come si rapportava Cristo con la realtà? Come possedeva le cose e le persone? Il Vangelo di Giovanni al 5° capitolo, ma anche quelli seguenti, ce lo racconta chiaramente. In verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Oppure, il padre mio opera sempre e anch'io opero. Ancora, come il padre ha la vita, così ha concesso il figlio di avere la vita e gli ha dato il potere di giudicare. Io non posso fare nulla da me stesso, diceva Gesù. Giudico secondo quello che ascolto dal padre e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, Cristo entrava in rapporto con le persone secondo la loro vera destinazione, cioè secondo lo scopo del Padre, secondo la ragione per cui il Padre in quell'istante le creava. La volontà del Padre, in obbedienza al Padre, imitando il Padre. E qual è la volontà del Padre per ciascuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna, per ogni creatura? La nostra salvezza. Ma vi immaginate incontrare uno così? Che ti guarda con questo unico, profondo, appassionato, struggente desiderio. Con questo amore a te e alla tua felicità, al tuo compimento, che ti tratta solo per questo. Ma che spettacolo è incontrare Cristo? Questo è il modo più potente di possedere le cose, permettetemi, il modo più potente di possedere le persone,
amandole per il loro compimento, per il loro destino. Se guardiamo all'esperienza, alla nostra povera esperienza, capiamo subito però che questo modo di possedere, di amare, contiene una rinuncia, anzi diremmo meglio un'apparente rinuncia, apparente, perché è per possedere di più. Don Giussani, con una domanda, faceva sempre un esempio semplice e bellissimo. Possiede di più un libro uno che lo tiene appiccicato agli occhi oppure uno che lo stacca da sé per leggerlo? Certamente il secondo. Anche se questo sembra un distacco, sembra un allontanamento da te, invece è solo apparente, perché così facendo lo potrai possedere di più, secondo la sua vera natura, perché il libro è fatto per essere letto e lo possiedo leggendolo. Sembra che lo allontani da me, ma in realtà, allontanandolo apparentemente da me, lo avvicino perché finalmente posso leggerlo. Lo tratto secondo la sua vera natura. Esempio banale finché volete, ma pensate nei rapporti con le persone amate, se ne capisce subito la profondità. Allora cominciamo a capire che l'apparente distacco, lo strappo a volte, possiamo dire il digiuno, è la modalità necessaria per un vero amore, un amore al destino, cioè alla felicità dell'altro. Solo questo distacco dentro al rapporto, solo questo passo indietro, questo digiuno mi permette di amare l'altro potentemente, nel modo più vero. Questo è il vero modo di possedere, senza che niente sia lasciato da parte, senza che nulla sia arrestato e bloccato nella prigionia del proprio desiderio mondano, cioè del proprio istinto. Ogni gesto d'amore o ha dentro questo passo indietro, cioè questo desiderio di felicità per te, questa passione perché tu sia felice, perché tu possa fare un passo verso la tua felicità, oppure finisce con lo stritolare l'altro, con l'appiccicarlo a sé. Questa non è una regola, è una convenienza nel rapporto. La verginità è il modo con cui ci possederemo, ci ameremo in paradiso. Il paradiso sarà guardarci, amarci, trattarci così. Ma noi non siamo ancora in paradiso. Ed è per questo che lo viviamo come un sacrificio, come un digiuno. Il sacrificio, la mortificazione, cioè la morte apparente che questo comporta, il digiuno, quel distacco dentro al rapporto che lo fa diventare vero e virginale, in questo mondo è necessario perché siamo ancora nel passaggio tra il possedere effimero, passa la scena di questo mondo, e il possedere vero. Ci dice San Paolo: questo vi dico, fratelli, il tempo è breve. Chi ha moglie viva come se non l'avesse, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. Non sta qui la vera consistenza del mondo. Non è un disprezzo del mondo, dei rapporti, delle persone amate, ma al contrario. È il desiderio di andare fino a quel regno di Dio, alla verità di loro, alla verità di te che sei voluto in questo istante, creato per la tua felicità. In questo passaggio è come se uno non avesse più l'apparente, ma non avesse ancora la totalità. E questo passaggio si chiama croce, o mortificazione, o sacrificio. Oggi diciamo digiuno. Perciò dico che la verginità è un possedere le persone e le cose come le possederemo alla fine, ma con dentro un distacco, cioè come una sembianza di morte, un'apparenza di morte, un'apparenza di rinuncia.
Quando invece arraffiamo le cose, le persone, ci sembra di avere la mano piena e invece ce la ritroviamo vuota. E questo è veramente una verifica molto facile. Tutti nella nostra vita sappiamo cosa vuol dire. Aver allungato la mano, aver preso, aver stretto a sé con quella bramosia che dimentica l'altro, la felicità dell'altro. Non è rimasto niente, non rimane nulla. Per questo dico che non è una regola, ma una convenienza. Quante volte ci è accaduto e continua ad accadere questo. Invece, chi non ne ha paura di questo modo di amare, o chi è chiamato a viverlo, lo sperimenta già in questo mondo. Ho detto chi è chiamato a viverlo, perché se questo è vero per tutti, c'è chi è chiamato in questo mondo ad anticiparlo, a viverlo nella sua pienezza davanti a tutti. Questa è l'esperienza della verginità nella Chiesa, nel popolo di Dio. Uomini e donne chiamati a ricordare a tutti che con la propria vita, con la propria forma vocazionale, la verità di ogni amore, che la verginità è l'essenza dell'amore al marito, alla moglie, ai figli, ai genitori, agli amici, a tutti. Lo dico per inciso. La tradizione della Chiesa occidentale sceglie i suoi pastori tra coloro che il Signore chiama a vivere così, tra coloro che chiama alla vocazione alla verginità, a vivere, ad amare verginalmente. Com'è riduttivo parlare di celibato senza questa prospettiva. Non è che i preti e le suore sono coloro che non si sposano, ma sono coloro che sono chiamati a partecipare di quell'amore verginale di Cristo per ricordarlo a tutti quelli che si sposano. Infatti è per tutti. Anche il matrimonio è una realtà vocazionale dentro la quale si è educati alla verginità. Con il passare degli anni insieme, non emerge forse che è proprio imparare a guardarsi e a trattarsi così che salva il matrimonio stesso? Che lo fa maturare, perché all'inizio si prende, ma non è forse questo cambio di sguardo, maturazione dello sguardo? Sguardo vuol dire di chi sei tu per me e di che desideri ho di te per la tua felicità. La verginità si impara nel matrimonio. L'amore verginale è ciò che fortifica, regge, risolleva l'amore coniugale. Ma quanto digiuno, quanti passi indietro occorre fare? Voi che siete sposati lo sapete. Quanti passi indietro occorre fare perché emerga non il mio bisogno di te, non quello che io mi aspetto da te, ma il desiderio del tuo e quindi del nostro bene. Coloro che sono chiamati alla verginità nella Chiesa sono chiamati a sostenere, accompagnare, aiutare, a far memoria del vero, coloro che vivono il matrimonio. E la loro rinuncia per amare verginalmente è profezia per chi si sposa. E i figli? L'amore ai figli. Non è forse strabordante di quella verginità che la maternità e la paternità necessitano fin dal primo istante, fino a consegnargli alla loro vocazione? Quanti digiuni, quanti passi indietro perché i figli siano, perché si agitino, si ribellino, trovino la loro strada. Fino a che voi, genitori, il giorno in cui vi lasciano, come dice Genesi, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, quel giorno in cui vi lasciano vi ritroverete a fare il più grande digiuno per amore. Lo dico sempre quando faccio i matrimoni, soprattutto ai miei amici,
ai genitori, li sorprendo dicendo: siete venuti qua? Sì, pensavate di piangere ed essere contenti, ma quello che non vi aspettavate è che vi sareste messi in ginocchio davanti a Maria, davanti a Gesù, per chiedere una cosa per i vostri figli che non avete mai nemmeno immaginato possibile chiedere. Siete qua a implorare il Signore che non tornino più indietro. Questo è l'amore virginale, il desiderio di bene per te. Vai, vai, cammina, prendi la tua strada. Anche se questo mi costa il digiuno di te, lo strappo, anzi, è proprio in quell'atto lì che si vede tutta la grandezza di quanto io ti ami, cioè di quanto io ti voglia vedere felice. Sì, nel matrimonio si impara la verginità, tra i coniugi e con i figli, ma anche con i genitori, quando diventano anziani, quando diventano vecchi, quando si comincia, chi di noi non ha imparato a guardare i propri genitori con gratuità, con amore a loro, con tenerezza, quando eravamo adulti, quando siamo diventati adulti. Anche lì abbiamo imparato l'amore virginale, quel passo indietro, che chiede quel passo indietro perché tu sia. Per questo non possiamo... Voglio concludere questo momento pregando lo Spirito che ci doni di rinascere a quel mondo che rende vero questo mondo e a Maria, lei che è stata totalmente madre perché totalmente vergine. E lo faccio con quella cara espressione che Don Giussani ci ha insegnato. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria.